Sopra che si incastra sempre sta cerniera. Comunque, buongiorno. Dormita pazzesca, pazzesca. Ero stanchissimo, forse anche per quello. Però ci voleva, ci voleva, ci voleva. Ora colazione, si fa lo zaino e si torna a valle. Buonissimo. Eccomi di nuovo in cammino. Devo perdere circa 150 metri di dislivello su questo sentiero prima di ricongiungermi alla mulattiera principale, quella che ho fatto nel viaggio di andata in salita l'altro giorno, e quindi quella che passava per il rifugio Budek. E nulla, bisogna camminare. Forza e coraggio, anche se iniziare a scendere e salire così subito di prima mattina fa piangere i quadricipiti e i polpacci. No, atmosfera bellissima. Adesso sta scendendo la nebbia, invece sopra di me c'è il cielo azzurro, azzurrissimo. Questa escursione continua a sorprendermi, passo dopo passo. Ed ecco che è finito il sentiero e sto tornando sulla mulattiera principale. E tra poco sono al rifugio Bödek. E mi manca il tratto di discesa più ripido e mi taglierà sicuramente in due le gambe. Ma comunque il tratto nel bosco adesso, dalla baita del Giao, è veramente carino. Alcuni tratti, ammetto, leggermente impegnativi. Soprattutto perché ci sono ancora dei rimasugli di ghiaccio che devi cercare di un attimo circumnavigarli, perché non hai appigli, non hai nulla, e o ci vai di ramponi, però non li ho dietro, o non stai in piedi. Quindi ha reso un pochino più difficile alcuni passaggi, però veramente, veramente un bel tratto. Eccola la discesa. In salita tagliava il fiato. Ma adesso completamente smaciulla le ginocchia. Ai, ai, ai. Nel video sicuramente non si capisce, ma veramente. Cioè, sembra che faccia fatica a tenere la suola degli scarponi sull'asfalto. Talmente va giù. Guardate quanto va giù.
sì, la mia macchinina ce l'ho fatta, arrivata a destinazione, e anche questa è fatta. Ciao a tutti. La Sphinx, devo solo sperare che non venga su un'altra auto da questa strada, se no sono cavoli, ma cavoli amari, perché io la retro non riesco a farla.